Sito, lei oggi ha diramato un comunicato stampa dopo il fatto che è successo qui a Rosarno di questa immaginetta della Madonna. Sì. Ci parla un po' di la sua... Sì, si tratta di una presa di posizione abbastanza netta a seguito di quello che sarebbe accaduto in questi giorni, cioè la fissione di alcune immagini della Madonna di Polsi su un immobile che parrebbe essere riconducibile ad una nota famiglia d'Ndrangheta. Noi chiaramente non possiamo che condannare il gesto e prendere le dovute distanze come comunità, una comunità che vuole riscattarsi, vuole riscattare la sua immagine negativa e non può esattamente tollerare simili gesti. Secondo lei chi ha potuto mettere quella immaginetta lì, attaccare quella immaginetta? Questo purtroppo non lo so, ci sono gli organi inquirenti che stanno indagando, il procuratore Gaffiero De Rao ha detto in occasione di un incontro che abbiamo avuto oggi in prefettura, convocato appunto dal prefetto all'una, ha detto che hanno comunque acquisito i numeri di targa e quindi ci sono delle indagini in corso. A prescindere che è accaduto, si tratta di un gesto grave se interpretato nei termini in cui questi signori hanno inteso interpretarlo, chiaramente.